La radio nelle scuole 4.0. Associazione Radio Amatori Italiani. Giustianopoli, gemma dell'Istria, ed il verde porto e il leon di Muggia. Di vol cavarne via la nostra terra, sta terra bella, cuor del nostro cuor, sta terra nostra de sangue impastada, impastada de lagrime d'amor. Quasi Italia, lo siga sassi e piere, quasi Italia, lo siga il nostro mar, quasi Italia, lo siga le bandiere che anche ai morti se leva sventolar. Italia, Italia, sì, patria d'amor, patria nostra tradita, insanguinata, nessun può darà straparne dal tuo cuor, nessun, nessun da ti, patria adorata. Questa storia inizia con una trasmissione radio, per la precisione una trasmissione in onde medie, sulla frequenza di 1380 kHz, che nell'autunno del 1945 irradiava questo messaggio. Oggi, 3 novembre, giorno di San Giusto e anniversario della Redenzione di Trieste, una voce libera parla finalmente agli italiani della Venezia Giulia. Italiani, sappiate resistere, la vostra Italia, l'Italia di Garibaldi e di Matteotti vi tornerà. E la voce di 45 milioni di italiani che non hanno dimenticato e non dimenticheranno.
Questo è l'inizio delle trasmissioni di Radio Venezia Giulia, una delle esperienze più incredibili e meno conosciute della piccola guerra fredda adriatica, che per decenni oppose l'Italia alla Jugoslavia comunista. L'emittente nasce per informare gli italiani che erano rimasti nell'Istria e per fare da controaltare alle trasmissioni di Radio Capodistria che arrivano appunto dalla Jugoslavia comunista. È una storia sconosciuta quella di Radio Venezia Giulia, emittente privata e clandestina, finanziata con i fondi dal governo italiano e contrastata sia dagli alleati angloamericani che dalla Jugoslavia. La radio, infatti, come una vera emittente clandestina, non annunciava il suo luogo di trasmissione, che si trovava a Venezia. Radio Venezia Giulia mise in onda oltre 3.800 trasmissioni, con rubriche quotidiane e programmi speciali, che venivano ricevuti in un raggio di oltre 400 km, tanto che il segnale aveva ricevuto, oltre che a Trieste, in Dalmazia, in Veneto, in Lombardia, in Trentino Alto Adige e in Emilia Romagna. Il luogo di emissione del segnale radio era la batteria Rocchetta, un forte militare situato nella località Alberoni, al Lido di Venezia, realizzato dagli austriaci tra il 1849 e il 1850. Questo forte è stato utilizzato dalla nostra marina militare fin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale per la sua posizione strategica. Radio Venezia Giulia interrompe le trasmissioni clandestine il 1 luglio del 1949 e la sua nuova fase invece inizia nel 1945, quando viene incorporata dalla RAI, il servizio pubblico, e denominata Radio Venezia 3. È importante ricordare che la storia dei primi 4 anni di questa radio, dal 1945 al 1949, è stata per anni tenuta completamente celata, come per cancellare il lavoro di controinformazione finanziato dal governo italiano verso il confine orientale.